andremo a spostarla poi sul quanto riguarda la gara assoluta femminile e assoluta maschile, e storia anche per quanto riguarda queste categorie femminili. Un albidoro davvero altisonante, albidoro che hanno portato alla gloria tanti giovani talenti, poi diventati campioni. Sei minuti. C'è tutta la famiglia Loifred al completo, Christian Loifred è qua dietro. Ciao, un saluto. Dopo quanti anni non è stato fatto che vedo, no, già che ci siamo, già che ci siamo. Quanti anni ne hai tu, Cristian? Quanti anni ne hai tu, la presenza del giornale? 8, 9, 8, 10. C'è la pezzone, cari, dentro, sì, certo. Allora, intanto, vediamo, sì. Pronti, anche tra poco di accendi, aspetta un mezzo, tra quinta, Casano, Agato, Lati, Sociani, Lisi, Corvo, Casalto, Domini, Adriani, Turrinca. Bene, sarete tagliatori, Masteri, Giuliano, Giannini, Giorgia, Gaoni, Demicini, Messina, Vinci, Parodi, Pisa, Sciocchi, Vega, Bonifoglio, Elabrani, Tunesi, Eli, Carla, Carazza, Perrella, Uomo, Carniello, Pomuzzi, Sara, Pozzoni, Eli, Barnes, Farine, Mattia, Nattio, Pierascosa, Simoncelli, Marzolati, e adesso tutto dall'atto dei partenti con Agostino e Sabatoni e Sieratura. Adesso tutto si trova posizionata alla destra dalla nostra postazione Cravatta, mentre Rai aspetterà un diretta palla alle 13 alle 15 dalla 1 alle 3, ecco, per essere d'accordo. Proprio di Orlando Tecnico di Orlando Pizzolato, voce di Franco Ragazzi. C'è il Consiglio federale qua davanti a me, la minoranza del Consiglio federale. Salutiamo anche Margherita Magnani, salutiamo Oscar Scantari, visto che abbiamo annunciato tutti, per evitare tutto di annunciare, non ce ne scappa uno e non ce ne scappa l'attimo della partenza, non ce ne scappa l'attimo della partenza. Ora dentro di me sempre Paolo Montoni, che seduto sul suo schermo attentissimo sta controllando dietro di momenti, prima della via 4 chilometri e 2 anche qua. Partiti, benvenuti. 4.800 metri come già ricordato, sono stata la gara riservata per questa categoria maschile. Alfadoro, ricordato di non di più ordine anche per quanto riguarda questa categoria, per il trappello del tetto fatto che sarà iniziato 24.200 metri. Grazie a tutti, a presto, 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 a presto
nella gara riservata alle serie, che c'è il fratello di giovane che è nato nel 2006. La partita di secondi 7:31 al primo giro e qua si passerà sicuramente in maniera più veloce. Sono oltre 2 chilometri ovviamente a giro, 4-2, dunque dovrebbe essere 2100 metri. La gara di ieri, ricordo di la prova riservata agli junior, un'altra distanza, e poi andremo con le due gare principali, con l'intervento famoso della sfilata, in cui avevamo già detto e annunciato in precedenza. Juniores internazionale maschile che prenderà il via del 12 e 15. E allora vediamo il passaggio dalla parte più lontana, c'è un tratto di salita, chiaramente il percorso della 5 mulini, il passaggio all'interno del mitico mulino Meraviglia avviene nella gara femminile, la gara junior e quella poi femminile e maschile. C'erano i famosi passaggi all'interno, Mulino Meraviglia, fatto via Chiapparini, gasometro, sono i punti nevralgici della 5 mulini anche nel tracciato, chiamiamolo nuovo, tra virgolette, del ballo, cioè quello sul quale si sta dipanando la 90ª edizione della gara. Portiamoci in zona passaggio, arrivo, ci sarà il primo del due, il secondo passaggio è l'arrivo, 5 minuti e 50, lo shot finale, molto bello, molto elegante. Molto ampio, vale sicuramente, come abbiamo detto, un campionato europeo. L'ultimo disputato è stato prima, infatti il campionato europeo, ricordiamo che quest'anno il campionato europeo di Corsa Campese si disputerà in Italia, esattamente a Ferrovia Reale, a metà dicembre. Dunque, un anno ancora, un poco meno, ritorna in Italia il campionato europeo di Corsa, è passato negli anni 15 a Ferrara, era stato a San Giorgio Sovegnano, era stato a Chia in Sardegna e adesso torna qua a dicembre a Ferrara Reale, in un parco meraviglioso, come meraviglioso il passaggio. Allora attenzione, arriva il numero 22 al comando Manuel Zanini, terza posizione per questa volta, per il presidente di Zanini davanti a un discreto vantaggio, salvano bene, tutti molto bene,
nel cosiddetto muro di Carabocchi, dell'isola c'è molta gente nella tanto più difficile, ma paragoniamo un po' la gara delle siepi, per via siepi, tutti i motori che li ha messi attorno alla linea e qua sono tutti al culmine della sanità. Paolo, come sono passati, grazie. Al comando Emanuele Zanini, 6:59 il suo tempo, in seconda posizione, Ibrahim Abdelwahed, in terza posizione, Ancino Assad Abraham, Tommaso Matteo, Flavio Zaretti in quinta, in sesta Davide Bolzoni, in settima Jacopo Risi, in ottava Stefano Carazza, in nona Luigi Alessio Turrini, in decima Carlo Tagliabue. Tempo di passaggio, 6:59. Camirate riesce a tenere botta nei confronti di Atleta Wild, poi c'era anche qualcun altro con lui che poteva dare un certo fastidio. Felice almeno per la prima parte, per dire, questa nuova mano da lì, abbiamo ricordato lo scorso anno, roccherato. E si è messo già in grande evidenza questo giovane che gareggia con i colori della Quercia Trentigrana in altre manifestazioni. 10:35, ci avviciniamo a 12 minuti. Dopo gli allievi andremo con i juniores. Quanti sono, Paolo, gli juniores? Così per dare una notizia, dovrebbero essere parecchi, se ho visto bene, se ho visto bene un discreto numero, la cinquantina anche lì, sì, sì, un discreto numero anche un giorno. E poi chiediamo a Luca Zapparoni, che si è stato in piedi, come verrà gestita la questione della sfilata. Saranno avvisati perché è una sorpresa. L'obiettivo è quello di portare in campo i cartelli con le nazioni di tutti gli atleti che hanno partecipato a questi 90 anni di ciclo olimpico. Coinvolte le scuole, coinvolti i ragazzini anche qui per dare un segno di ripartenza. Vedrete come sono preparati e il ricordo di tutte le nazioni che hanno partecipato al ciclo olimpico. Ricordo che oggi la comunità storia, ma è anche presente, ci sono atleti di 25 nazioni degli italiani, africani, cioè Etiopia, Eritrea, Uganda, Burundi e Kenya. Quindi già oggi ci sono 5 nazioni africane che corrono qui sui campioni di Corona. Bene, grazie, e alla voce di Luca Zapparoni, che purtroppo in panchina, infortunato, si è risieduto subito. Lui? Portiamo senza l'arrivo! Portiamo senza l'arrivo! Siamo davvero alle battute finali! Battute finali, battute finali, vi dicono anche questo, il primo anno a Nevi. Che è assai... Che è assai significativo? Non ti puoi spostare. Attenzione, attenzione. Dai, vai. Prendo ed ecco con il... Grande Mario. 22, c'è fatta. Manuel Salini, secondo è Attenta Guerra. E terzo è Asado, bellissimo arrivo per la seconda, terza posizione, in quinta è il numero 46, Mattia.
Allora gli Altamini vince con il tempo di 13 minuti e 13 secondi e da Tim Appel Waez in seconda posizione, Abraham Angino Asato in terza, poi in quarta Davide Bolzoni, a seguire Tommaso Mattio, Alessio, Luigi Alessio Turrin, Andrea Caulli, Jacopo Risi, Daniele Volpi e Flavio Tarenti. Questi è la prima del secondo di più. Vediamo se riesco a parlare con il vincitore. Cerco posto per sentire la voce del vincitore. No, ma il tuo stato d'animo in questo momento. Ora che sono d'investono, anche questo arriva uno in slancio. Attenzione che arriva di corsa. 46, 44, 46. E comunque, anche se in queste condizioni, questa situazione è così proibitiva per le gare, riuscire a organizzarla... 27, 23, 12. Organizzata, proprio come l'hanno organizzata oggi. Deve essere veramente difficile e concetto, ma direi che sono tutti venuti. Prima anno di lì. Di sicuro il cambio di categoria è sempre un momento difficile, che mette in soggezione perché cambiano gli avversari, cambiano le distanze, ma comunque anche se diciamo, questa situazione è un po' solidificante, comunque rimane il fatto che è stata una bellissima esperienza e sono sicuro che non viene a essere così. Grazie, lo facciamo un applauso, è stato bravissimo anche per l'intervista. Sei caduto? Sì, mi poi mi sono ripreso però ero morto. Ma dov'è? Al primo giro c'era una curva un po' fangosa, poi dopo. È vero, si scivolava un sacco. Sono caduto, sono rotolato. Alcune discese, alcune curve si scivolava un sacco. Ibra! Ecco, no, adesso li metto qui. Venite per una foto. Grazie. Venite per una foto. C'è una sorta di ordine d'arrivo. Guardate in attesa del protocollo di premiazione, ricordiamo dalla prima alla decima posizione vince Zanini, Manuel Zanini, al secondo posto Ebram Bim Abdel Waed, al terzo posto Ebra Ancino Asado, poi a seguire Davide Bolzoni, Tommaso Mattio, sesto è Luigi Alessio Turrin, settimo Andrea Gaulli, ottavo Jacopo Risi, nono Daniele Bolzi, decimo Flavio Zaretti. Sapevo già di essere secondo me molto più in forma rispetto al Campaccio, sia mentalmente perché già il Campaccio e il CDS mi sono serviti per abituarmi a questa distanza, sì, esatto. E poi anche fisicamente diciamo ero secondo me preparato molto di più per questa gara piuttosto che per il Campaccio. La gara in sé come è andata? Allora la gara... Pensavo di far così già da prima, quindi andata alla fine con il programma. Bene, signore e signori, il cerimonio di protocollare di premiazione della gara riservata alla categoria allievi. Più controllato. Premi sono consegnati dalla Presidente Nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Stefano Meri, accompagnato dal Consigliere Nazionale Federazione Italiana di Atletica Leggera, Margherita Magnani. A
al terzo posto Abraham Angino Asato. La polisportiva centese. Coppa Comune di San Vittorio Lo, in ricordo di Vittorio Franchi, medaglia di bronzo per Abraham Angino Asato. Al secondo posto per Fiamme Gialle Simoni, Ebrahim Abdellah Wahed, Coppa Comune di San Vittorio Lona, in ricordo di Ivo Mariani, medaglia d'argento. Entra nell'arco d'oro, nella storia della gara riservata alla categoria allievi. Si aggiudica la Coppa Comune di San Vittore Olona, in ricordo di Cipriano Minini, medaglia d'oro per l'atletica Gavirate Manuel Zanini. Facciamo un applauso a questo podio a Diego Maschini, ringraziando il Presidente Nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Stefano Roma, e ringraziando il Consigliere Nazionale Fidel Margherita Magnani. La Juniores internazionale maschile si sviluppa su 6 km e 200 metri, partenza 12:15, il suo tempo sono 12 minuti fa, 15 minuti, andiamo a osservare un attimo e abbiamo anche qua, abbiamo sicuramente nomi altisonanti. La Juniores che è entrata nel contesto del cross 5 mulini nel 1960, vinta la prima edizione per questa categoria da Massimo Pegnis. Dave Bedford, il britannico, ha vinto nel 69, David Black ancora Gran Bretagna nel 71, Franco Pava da Juniores vinse nel 1972. E dopo Franco Pava, secondo arrivò in quel giorno, niente di meno che Aldo Tomasini. Renato Ortis nel 74, poi vado avanti, Sergio Pesamento nel 77, Nico Bianco, Fulvio Costa nel 78 davanti a Gaetano Erma, e Gaetano Erma vinse poi nel 79. Vittoria inglese nell'80 con Davis O'Hale. Prima vittoria etiope a livello junior ovviamente con, andiamo a vedere, Aduna Lemma 82, poi gli australiani Adam Hoyle, ancora di etiope, poi vanno avanti, cominciano a vincere gli atleti americani, Lucito Chiesa, poi nell'86 un australiano e nell'87 niente di meno che un campione olimpico Wilfred Owanda Kiroshi, grande personaggio, altri successi, ricordiamo, che so, Kalenov nell'89, della gara Simone Zanoni, Manuel Zanini, atleta mai completamente espresso, italiana nel 94, poi andando avanti quasi nel 98 e 99, poi
avrà finalmente Vitreo nel 2003. Aspetta, il microfono spento. La Coppa in Montagna, Bernard De Matteo. Il bello della diretta, avevo il microfono spento. Una staffetta squadra vinta dal Chiave. Abbiamo qui il vincitore della gara allievi, Manuel Zanini, atletica Gavirate, del grande amico Carmine Pirella, che con tanto passione e entusiasmo trasmette in fondo l'atletica dei giovani. Con te ci riesce particolarmente bene, insieme al tuo allenatore Silvano Danzi, che sappiamo che per motivi logistici non è qua, tu però non ti sei assolutamente, come dire, stupito quant'altro, ti sei andato a riprendere questa bella vittoria in questa 90esima edizione della Cicomi. Com'è andata? Allora, è stata una gara molto combattuta nella prima parte, nei primi due chilometri. Poi ho fatto quello che di solito faccio sempre, sicuramente dirlo in modo così ambizioso, ma fa parte anche della giovane età. Sì, allora ho fatto i primi due chilometri in gruppo, poi ho fatto un cambio di ritmo per cercare di scrollarmi di dosso gli avversari e diciamo mantenere il ritmo alto per evitare che si presenti nuovamente. Invece poteva succedere, è stata diciamo la mia terza su 4 chilometri, essendo che sono abbastanza capolina. Diciamo un bel esordio, direi un bel esordio. Sicuramente tu che vanti anche la miglior prestazione italiana sul miglio, fatto all'arena durante il Don Kenya Run. Ricordo anche, purtroppo fa parte un po' della vita, gli ostacoli, tu li conosci molto bene, anche una gara particolarmente sofferta dove stavi andando veramente forte, anche lì un'altra miglior prestazione italiana che purtroppo non è potuta arrivare per una caduta all'ultima siepe. Insomma, cosa ti aspetta questo 2022, visto che il talento dalla tua parte, speriamo anche la testa, sicuramente è un bravissimo allenatore, cosa è la tua sensazione? Che si sta alzando adesso, ma non dà un certo fastidio. Aymar Gomez Suzuka ad una categoria che sia io che il mio allenatore Simone Beltrani, poi Gangani, Delizio, Chicchetti, Salvadori, Oscari, Bellini, Andrei, Laurenzio, Negai, Zanon, Suvico, Casagrande, Ascade, Ferraro, Giuliano, Mazzini, Andrei, Bonomelli, Sciandro, Giacca, Tardettini, Busotti, Tevez, io direi campionati italiani allievi che quest'anno dove sono proprio all'Arena Civica di Milano, quindi chissà che magari potrò ritornare a intervistarti magari come campionato italiano. Spero di sì. Direi che dopo aver fatto già due esperienze campionati italiani mi sento preparato, nonostante questo cambio di categoria mi sento comunque molto preparato, perché ho fiducia sia in me che nel mio allenatore che nei miei compagni di allenamento. E con queste belle parole allora ti salutiamo, ti auguriamo davvero tanta tanta fortuna, bocca al lupo. Grazie. Alza la coppa. Gabriele Ricciardo, poi a Bologna, gruppo numerosissimo del gruppo Patria Milano, con Gocchi, Mariani, Vignacca, Maggiore, Lombardi, Maestri, e poi Beate, la topistica Falcolaita e la atletica Valle Trentana. Sarà passaggio all'interno del Mulino, Mulino Meraviglia, che ha raccontato tante storie, tanto ne racconta uno io a Paolo Buton, che è qua alla mia sinistra, nell'edizione del 2018, entrando qualche africano a momenti esce dalla finestra, perché non aveva capito che doveva andare avanti e fare la scaletta. Primo piano nel frattempo per l'atleta spagnolo Aymar Gomez, numero 1 per lui.
scalpitano gli Junior, scalpitano.